E nonostante l'età, avevo capito che comunque sia, non era ancora tutto sprecato, insomma, che c'era ancora un'opportunità per comunque sia avere una vita dignitosa, avere una vita con delle ambizioni che ho sempre magari avuto, che però le avevo lasciate da una parte. Sono Giuliano, ho 51 anni, sono entrato a 49, sono entrato qua nel 2018. E in seguito, dai, diciamo che gli ultimi anni che ho passato fuori sono stati tra i più brutti della mia vita. Ma io ho iniziato a 16 anni, 16 anni a scuola con gli amici, e comunque sia da quell'età fino a che non sono entrato, ho sempre fatto uso di droga. E tu eri convinto che si potesse convivere con la sostanza? Io comunque andavo sempre a lavorare, insomma, facevo le mie cose. Ero arrivato in un punto che non volevo più cambiare, non volevo più cambiare forse. Mi ero trovato da solo, con me stesso, con mille difficoltà e fino a quel momento non avevo avuto il coraggio, comunque sia ai miei familiari, che comunque sia con cui ho vissuto per tutta la vita, di chiedere una mano, di rendermi conto, insomma, che avevo bisogno di una mano. Andare in un posto per tanti anni e non sapere, insomma, esattamente, no, cosa avrei passato, mi ha sempre spaventato. Per cui, però, è stata una scelta che adesso ritengo che sia stata la più importante della mia vita, dai. L'età media a San Patrignano è 28-29 anni. Secondo la tua esperienza, ritieni che comunque sia una comunità adatta anche a persone più grandi, quindi? Non credo che ci sia un limite di età per me, per una comunità, nel senso, ora chiaramente adesso magari anche l'età dei ragazzi che si drogano si è abbassata rispetto a un tempo, però io, per uno che ha i problemi di un tossicodipendente, della vita che faceva fuori, la comunità va bene a qualsiasi età, cioè da 28 o 50 non credo che cambi molto, cioè proprio come uno l'affronta questa cosa qua. Come vedi il tuo futuro? Mi avevi parlato che addirittura volevi riprendere gli studi? Farò la scuola odontotecnico. Anche questa è una sfida, una grande sfida a cui credo. L'ho vista proprio come un investimento, dai, per il mio futuro. E cioè studiare, arrivare a imparare a fare un mestiere per poi portarlo fuori. E chiaramente la maggior parte della mia vita l'ho vissuta, spesso anche male, diciamo. Però quello che mi ha dato la forza è proprio poter vivere ciò che mi rimane nel miglior modo possibile.